Guardateci buono. Siamo uomini o bestie? Rispondete. La domanda è uomini. E perché li fate vivere come bestie? Africo in Aspromonte, il paese che nessuno voleva aiutare, gente fiera e caparbia che chiedeva solo una strada per comunicare con il mondo che si era dimenticato di loro. Una storia vera, cruda e lontana, ma vicina ai protagonisti, quasi tutti calabresi, compreso il regista Mimmo Calopresti e il produttore Fulvio Lucisano. Un piccolo paese con mille difficoltà. Un paese che si chiama Africa dove non c'è niente e dove queste persone hanno bisogno di diritti, hanno bisogno di medici, hanno bisogno di scuole, hanno bisogno della possibilità di esistere. E quindi la strada è l'unica possibilità che hanno. Ma voi siete vera? Temo di sì. Sono la nuova maestra, Giulia Tedeschi. Serviva un calabrese vero per raccontare una storia di Calabria. Servivano persone che sapevano seminare, che sapevano piantare i semi. Mimmo e il signor Fulvio ha scelto di trovare delle persone che sanno ancora come si pianta per far uscire. Abbiamo messo dei semi, è vero Marco? Lui è lo spaccapietre a proposito di strada, cioè, lui era proprio quello che rompeva le pietre, no? È un film importante che ragiona sulla gente di Calabria, della loro operosità e della voglia di riscatto. Chi si simu e sinistrerà?